Arrivato il momento della partenza, quando c'è da partire generalmente mi piace isolarmi per finire di caricare la moto con i miei bagagli, controllare gli ultimi dettagli. Prima di partire però ci tengo a descrivervi un po' la mia compagna di viaggio e di avventure, che è stata modificata qua e là. Ho montato questi tre fari a LED che serviranno per una navigazione nel caso notturna, oppure come segnale di emergenza. Navigando in mare non si sa mai, non ho le dotazioni di una grande imbarcazione, quindi il segnale non fa mai male. Ho installato due GPS satellitari, uno copre l'altro perché nel caso di un guasto accidentale ho sempre l'altro, perché l'importante è sì l'avventura, ma anche con un filino di testa e con un po' di sicurezza. VHF installato con la sua antenna per comunicare nel caso con la guardia costiera o le forze dell'ordine presenti in mare, finanza, carabinieri, polizia e esercito. Internamente ho installato due uscite per il caricabatterie per un totale di 4 porte USB. Una wrappatura per renderla un pochino più arrogante, più cattiva, e poi nella parte posteriore manca l'iglu che verrà posizionato per mettere parte della mia attrezzatura e, nel caso dovessi riuscire a pescare a traina, spero anche qualche pesce. E questo lo posizioniamo posteriormente. Qui ho le mie due armi da guerra per la caccia. Durante la navigazione tenterò di pescare e spero proprio di pescare, perché sennò qui la situazione si fa complicata. Il mio sostentamento verrà dal mare. E due borsoni a tenuta stagna con dentro il minimo indispensabile per questa avventura. È tutto pronto? Inizia l'avventura. Andiamo!